nel senso di questa ricollocazione molto importante. Però c'è un altro aspetto, perché questo crocifisso torna, ma non è più nella sua forma esteriore quello di prima, perché il restauro ha, a mio giudizio opportunamente, su questo ho incoraggiato i restauratori, ha opportunamente tolto al crocifisso la coloritura bronzea che lo aveva rivestito, mi dicono, da circa un secolo e mezzo, e probabilmente, e ne ha svelato invece la coloritura che Lorenzo Di Credi vi appose per incarico dell'opera di Santa Maria del Fiore, dopo che questa era venuta in possesso della scultura di Benedetto Damaiano, al quale verosimilmente la morte aveva impedito di completare l'opera con il colore, come era d'uso in quel tempo. La coloritura bronzea ottocentesca noi non sappiamo perché fu apposta. Adesso faccio alcune ipotesi, forse aveva voluto occultare le lacune che il tempo aveva prodotto sulla pittura, forse aveva voluto anche in qualche modo impreziosire l'oggetto liturgico assimilandolo al metallo ritenuto più nobile del legno. Di fatto però ne era scaturito che in questa maniera veniva esaltata la dimensione trascendente del corpo del Signore a scapito della sua umanità. L'umanità di Cristo non era più riconoscibile dentro a questo corpo esaltato dal bronzo. Con la bronzatura il crocifisso, diciamo così, veniva glorificato, ma si attenuava pure l'atto della crocifissione nella sua concretezza, nel realismo della passione. Cioè si invertiva la rotta con quella coloritura rispetto alla direzione che l'arte sacra occidentale, proprio da qui, da Cimabue e da Giotto, aveva preso per rispondere all'esigenza di dare forma alla verità della passione e della morte di Cristo. Tutto questo mi sembra viene riscoperto dal restauro appena concluso. Io ancora non l'ho visto, attendo con impazienza che quel velo cali, ma da come mi è stato detto la direzione presa è stata questa, che quindi non è soltanto un'operazione filologica, tra l'altro abbiamo sentito che non è nello scopo del restauro, ma anche un contributo, a mio parere, teologico e spirituale, per aiutare a riconquistare il realismo, la storicità della fede, di cui la realtà, la concretezza del sacrificio di Cristo nella sua vera morte è un elemento essenziale. In qualche modo noi contrastiamo così la tendenza a fare della fede cristiana un mito, di assimilare la fede cristiana a un'idea. No, essa è un evento storico, di cui essa, specie nella sacra liturgia, proprio nella liturgia, fa memoria e si fa profezia. Cristo è veramente morto e la sua morte è speranza per tutti i crocifissi di oggi. Anche questo annuncio di salvezza, questo Vangelo di condivisione, di misericordia, di speranza, vuole essere il ritorno del crocifisso di Benedetto Damaiano e di Lorenzo Di Credi. Grazie ancora allora a quanti lo hanno reso possibile e dalla sua contemplazione molti possano riscoprire il volto di Cristo e riconoscerlo nei fratelli.